L'associazione Soccorso Rosa Azzurro per i bambini prematuri entra in finale al concorso Sosteniamo il futuro indetto dalla Vodafone. La Onlus, fondata dal professor Roberto Paludetto, primario di terapia intensiva neonatale del secondo Policlinico di Napoli, è l'unica campana rimasta in gara. La competizione tra le sezioni accoglienza, crescita e cura è inserita in quest'ultima categoria il progetto Bimbi Prematuri con meno rischi, che porterebbe alla TIN dell'ospedale Partenopeo attrezzature fondamentali per la crescita dei neonati. Lo sottolinea ai nostri microfoni proprio lo stesso Paludetto. Arriverebbe un finanziamento di circa 400.000 euro, soprattutto prevalentemente attrezzature, è una cosa molto importante, un'attrezzatura che permette una diagnosi precoce della retinopatia del prematuro e quindi una riduzione delle cecità che purtroppo si verificano nei bambini molto prematuri, permettendo di inviare la foto della retina a un centro di riferimento e quindi una diagnosi più precoce e più precisa. Un altro macchinario è quello che riguarda l'ipotermia controllata. Cioè questo ormai è diventato un'indicazione per asfissie di media gravità in cui se si riesce a intervenire entro 6 ore dall'evento c'è la possibilità di ridurre, non eliminare completamente, il danno neurologico. Per far crescere la popolarità del progetto tutti i clienti Vodafone possono inviare fino al 27 settembre un SMS gratuito al numero 47210 inserendo nel testo del messaggio la parola cura o esprimere la propria preferenza sul sito internet della compagnia telefonica.